Allora, sedetevi che iniziamo. Consigliera De Chiara, al tavolo della presidenza. Allora, io lascio subito la parola al direttore, iniziamo l'appello. Possiamo fare un po' di silenzio? Consiglieri? Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, presente. Zitoli, presente. Allora, apriamo la seduta con 18 presenti, ci sono 6 assenti più la presidente, e sono giustificati i consiglieri Ciancio e Tosatti. Allora, abbiamo al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi la proposta numero 182 del 2018, protocollo numero RC 21753 del 2018, approvazione del nuovo regolamento capitolino per la tutela ed il benessere degli animali. Decisione di giunta capitolina numero 86 del 28 dicembre 2018. Allora, intanto gli scrutatori che saranno oggi Candigliota, Rinaldi e Gugliotta. Lascio la parola al relatore, consigliera De Chiara. Buonasera, colleghi. Grazie. Posso? Sì, sì. No, vedo che... Ok. Allora, per quanto concerne questo nuovo regolamento, recepisce in parte le norme che sono state approvate nel 2005, esattamente il 24 ottobre del 2005, della deliberazione del Consiglio Comunale, la numero 275. Tuttavia diciamo che questo regolamento si spinge un po' oltre perché completa diciamo, un quadro con delle proposte fondamentali per sia la tutela dei diritti animali. Aspetta un attimo. Bene. Stavo dicendo appunto la tutela dei diritti animali nella capitale. E diversi paragrafi sono infatti diciamo vertono sul concetto di sicurezza sia per gli animali che per chi vive insieme a questi ultimi. C'è ad esempio nelle disposizioni generali un articolo che viene riservato al divieto assoluto ad esempio di produrre dei bocconi avvelenati e anche proprio per questo aspetto si è inserito nel regolamento il divieto assoluto appunto di produrre bocconi, ma anche l'obbligo di registrare le generalità degli acquirenti da parte di quei negozianti che vendono questi prodotti particolari, queste sostanze particolari che possono risultare per gli animali velenosi.
Diciamo che questo è un espediente che serve per risalire sicuramente a chi realizza e dissemina queste esche mortali nei parchi e anche lungo, diciamo, i marciapiedi. Per quanto ad esempio concerne le colonie feline, queste sono state riconosciute dall'ASL ed è subentrata una nuova figura chiamata appunto tutor, che va a sostituire la famosa gattara. Questa tutor viene riconosciuta da Roma Capitale e viene anche inserita in un elenco che è reperibile anche sul web di Roma Capitale. Viene ripreso dal vecchio regolamento il divieto di accattonaggio in strada con cani o con cani al seguito e su questo sono appunto previste, diciamo, delle multe. Sono anche previsti ad esempio i microchip per gli animali, per i gatti che sono abituati, diciamo, a vivere in casa oppure all'aperto, e anche, è previsto anche per i conigli di compagnia. Sono previste anche ad esempio delle sanzioni per chi lascia il cane abbaiare durante la notte. Con obbligo di riparo? Sì, con obbligo di riparo, giustamente, come mi fa osservare il collega consigliere. E chi ad esempio abbandona sul terrazzo per più di 6 ore consecutive l'animale, insomma, diciamo che c'è molto da leggere, si sono previste diverse tutele nei confronti degli animali e anche nel novero di queste disposizioni c'è anche il capitolo che concerne ad esempio il soccorso di cani, gatti, volpi e altri animali che vengono investiti o anche solo trovati feriti sul ciglio della strada, ad esempio, e qualora non vengano appunto soccorsi sono previste delle sanzioni. Gli enti che sono proprietari di strade hanno l'obbligo di installare della cartellonistica raffigurante il tipo di animale che transita su quel percorso. Insomma, diciamo che è un regolamento che cerca comunque di sanare dei punti controversi della convivenza, diciamo, tra animale e uomo. E stabilisce appunto delle regole, inducendo, diciamo, al tempo stesso riflessioni anche sul corretto rapporto che, diciamo, con l'ambiente che lo circonda. E direi che, insomma, diciamo, valuto che sia un bel passo avanti per una maggiore, diciamo, comprensione del diritto agli animali. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Sì, la consigliera di 5 Stelle parlava di un passo avanti, io dico che un passetto forse avanti si è fatto attraverso questo regolamento, ma un passetto perché io ho chiesto, d'accordo anche tutti quanti in sede di commissione, il discorso del superamento della legge 175 del 17, che purtroppo non ha visto i decreti legislativi approvati entro 12 mesi e perciò è scaduta. Che dice questa legge? La legge, che purtroppo, come ho detto, è anche scaduta, comunque, che non accontentava completamente il discorso animalista, era quella del graduale superamento dell'utilizzo di animali nei circoli e nei circhi e nei spettacoli viaggianti. Questo è un compromesso che è stato fatto, che è stato riportato nella legge 175 e che per me deve portare al no forte rispetto all'utilizzo di animali nei circhi e per gli spettacoli viaggianti. Questo io penso che sia un discorso molto importante, fondamentale anzi, e c'è stata una volontà comune in sede di commissione
di portare o un ordine del giorno o una mozione, si è arrivato a un discorso di risoluzione, perché io avevo pensato e l'avevo detto in commissione oggi del giorno insieme a questa delibera, collegata a questa delibera, però si è optato verso una risoluzione. Ecco, questa qui io spero che ci si arrivi il prima possibile, perché è un discorso forte quello di andare verso una nuova legge che vieti l'utilizzo degli animali nei circhi, e perciò voglio dire, in questo c'è una richiesta forte da parte nostra. Rispetto invece alle osservazioni, queste osservazioni che accompagnano in modo significativo, io spero che vengano tenute in grossa considerazione e che portino a un cambiamento di questa delibera in sede di commissione di consiglio capitolino, e quello che appunto abbiamo fatto come lavoro importante in commissione, riportando una serie di osservazioni all'articolo 5, ad esempio, per quanto possibile eliminare le parole garantire il benessere dell'animale senza riserva alcuna. Ci sono altre, fatto ovvio, che anche il rispetto delle regole comportamentali, ci sono tutta una serie di articoli condivisi che è inutile che adesso vado a leggere, però importanti e significativi in quanto un miglioramento della situazione e della tutela e del benessere degli animali nella nostra città. Perciò voglio dire, io in questo ho trovato condivisione proprio perché c'è stato un confronto costruttivo in sede di commissione che ha portato a ricevere quelle che erano le osservazioni e quelle che erano anche le richieste che venivano da più parti politiche rispetto alla commissione, senz'altro un discorso diciamo anche da parte nostra che è stato, voglio dire, accettato e inserito in sede di formulazione delle osservazioni. Perciò ecco, lo trovo questo regolamento condivisibile, sempre che passino queste osservazioni, e il ruolo fondamentale è quello del Movimento 5 Stelle, perché in sede capitolina, dove hanno la maggioranza dei consiglieri, e in sede anche di commissione vengano approvate queste osservazioni, come ho detto, importanti, anche direi di più fondamentali, perché si arrivi a un regolamento importante rispetto alla tutela e al benessere degli animali, non scordandoci che, come ho detto, essenziale è che si arrivi a questa risoluzione municipale, io spero condivisa da tutte le forze politiche, per il non utilizzo degli animali nei circhi e nei spettacoli viaggianti, che deve avere chiaramente un cammino, non è che noi risolviamo e poi diciamo si arriva a una legge, è chiaro, deve avere un percorso che comunque parte dal municipio, e che se c'è la volontà da parte non soltanto nostra ma di tutte le forze politiche, io penso possa arrivare al livello giusto, in modo che venga approvata una legge nazionale su questo problema, che è un problema sentitissimo dagli animalisti di Roma e penso di tutta Italia. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, faccio un intervento breve per dire che questo regolamento è un passo in avanti significativo rispetto alla tutela dei diritti degli animali e sicuramente e al proprio interno sono contenute norme e articoli che rendono certamente più civile sia la convivenza con gli animali sia la tutela degli stessi. In particolare io ho chiesto la parola per ribadire intanto quanto ha detto il consigliere Toti giustamente. In commissione abbiamo parlato, cioè, tra le varie cose, e anche dei cimiteri per animali, anche per gli abbattimenti, che saranno tutte note contenute nelle osservazioni che dopo il consigliere Candigliota magari ci leggerà. Per quanto riguarda l'aspetto dei circhi invece, volevamo, come dire, essere un po' tranchant nelle osservazioni e dire di vietare l'uso di animali all'interno dei circhi. Il problema è che c'è una normativa nazionale in essere che ancora non presuppone questo aspetto. Pertanto, come diceva giustamente Toti,
Si è pensato in commissione di non di aggiungere una singola osservazione a questo regolamento, a questo parere di regolamento, ma scrivere direttamente una risoluzione che poi porterà la nostra Presidente a interfacciarsi col Sindaco, in modo che entrambe possano poi portare questa nostra voce agli organi di governo nazionale, affinché questa legge possa vedere c'è la luce. In particolare la consigliera Alabiso si è messa a disposizione in commissione per scrivere questo atto e lo sta scrivendo, quindi insomma io penso a breve potremo fare i primi passaggi in commissione e capire questo aspetto. Ci accorderemo ovviamente anche con la Presidente Lozzi, la quale poi materialmente andrà dal Sindaco a portare questa nostra istanza, e noi puntiamo molto su questo. Vorremmo arrivare fino al punto in cui si può vietare insomma, l'uso, anche il permesso ai circhi viaggianti che usano animali all'interno dei nostri confini. Questo perché gli animali per lo più sono nati in cattività, quelli che attualmente sono nei circhi, la gestione è piuttosto controversa, ovviamente ci sono circhi più virtuosi di altri, il punto è che l'ambiente circense non è certamente l'ambiente naturale deputato a questi animali. Dato che l'uomo si è creato un mondo a sua immagine e somiglianza, è bene che gli animali stiano nel loro mondo e non in quella immagine e somiglianza dell'uomo, in maniera assolutamente forzata. Questo è quanto, grazie. Sì, altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, non mi soffermo sul lavoro che è stato effettuato in commissione, perché alla fine il lavoro della commissione è una sintesi, e quindi come tutte le sintesi politiche che comunque i risultati che ne derivano sono sempre positivi, quindi non mi soffermo sul perché e il per come. Approfitto di questo momento per mettere in evidenza un modo di operare. Quindi da questo punto di vista, dalla parte di chi comunque deve fare come fa Fratelli d'Italia, come fa Forza Italia, come penso che possa fare anche il Partito Democratico, quindi come opposizione poter fare delle sentinelle. Noi siamo sentinelle del buon lavoro e quindi non ci mettiamo in contrapposizione a prescindere. Si verifica il percorso, a volte siamo anche un po' spiritosi, a volte si fanno battute, a volte si fa, come si dice, non si è ben attenti, però alla fine quello che conta è il risultato che ne deriva, quindi l'importanza è quella. Il risultato che ne è emerso è un equilibrio, quindi è un equilibrio che si raggiunge, perché dobbiamo sempre tener conto di chi con gli animali ovviamente ha un'affettività particolare e di chi invece non, no? Comunque non ha questo tipo di avvicinamento. La vita è fatta anche così, non tutti debbano stare dalla stessa parte, chi li amano e chi li odiano, chi è indifferente, chi sì e chi no. Dobbiamo comunque cercare di capire. Ora, quando le cose sono esagerate è sempre un po' stonano. Quello che noi abbiamo fatto, come secondo me, come opposizione, abbiamo lavorato con la maggioranza, quindi della commissione, e cercare di trovare un equilibrio che ritenesse ovviamente sufficientemente ragionevole e importante il ruolo, quindi gli animali in generale e quelli soprattutto di affettività, che sono importanti per molte persone, e quindi la loro gestione, la loro conduzione, l'importanza che gli va dovuta e data, e per il resto cercare di essere un pochino, abbastanza equilibrati nel cercare appunto di dare anche a chi, no, non ha questo tipo di sensibilità. Quindi nel fare la legge, nel aspettare che questa legge venga appunto confezionata ad alti livelli, noi nel nostro piccolo
abbiamo fatto un lavoro giusto. Nel nostro piccolo cercheremo di sensibilizzare. E quindi la Commissione, come è capitato in altre volte, si è messa a disposizione per trovare, per ragionare, per modificare, per migliorare alcuni passaggi. Ecco, l'ordine del giorno sarebbe stato un altro elemento aggiuntivo. Le osservazioni comunque sono quelle che poi sono riportate e che fanno filtro finale di quello che poi è stato. Quindi Fratelli d'Italia, ripeto, non si schiera a prescindere in modo negativo, lo dico per alcuni consiglieri del 5 Stelle che, non essendo attenti, non ancora non hanno capito il comportamento di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, mi permetto, non dico del PD perché c'è il capogruppo che ha la sua idea, il suo comportamento eccetera, però Fratelli d'Italia si pone sempre nella condizione di dover capire che cosa ha di fronte, sempre, ormai sono 2 anni e mezzo, mi auguro che tutti i consiglieri della maggioranza l'abbiano capito, nel senso che cerchiamo di dare il nostro contributo fino a dove possiamo arrivare, perché poi se le cose non si condividono, non si condividono. Chi non l'ha capito e pensa che comunque voglia rimanere sulle sue posizioni, lo faccia. Noi comunque collaboreremo con tutti i consiglieri che comunque si rendono conto che lavorare in commissione, lavorare in un certo modo possa produrre alla distanza degli orari, a differenza degli orari, ok, delle commissioni, ok, si parla degli animali e si arriva anche alle persone, esatto, c'è questo collegamento e io l'ho fatto, ok, visto che siamo tutti uguali, animali e persone, quindi animali li abbiamo messi in delibera che dobbiamo, e le persone si facciano, capito, comunque apprezzare. Grazie. Altri interventi? No, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, volevo chiarire alcune osservazioni che sono state fatte, anche se sono state introdotte prima dal consigliere molto velocemente, però siccome ci tenevo, perché è stato un lavoro comunque che abbiamo fatto in commissione un po' da tutte le forze politiche, quindi magari spiegare anche quali sono stati anche le migliorie che vogliamo proporre. Allora, comincerei a sciorinarle un pochettino perché comunque sono un po' e magari ho paura che poi non ce la faccio con il tempo. Allora, abbiamo chiesto che all'articolo 5, comma 13, eliminare le parole "per quanto possibile". Questo si basava praticamente sul è fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile. No, questo non possiamo accettarlo, in quanto comunque se uno ha un animale in cattività deve tenerlo con le giuste condizioni climatiche e comunque fisiche e ambientali, quindi levare la parola "per quanto possibile" non è un obbligo, invece noi vogliamo che sia garantita comunque all'animale comunque il giusto trattamento. Poi abbiamo cambiato l'articolo 6,14, sostituire le parole "è comunque importante", ecco, con le parole "è fatto obbligo". Questo si riferiva comunque per gli animali che venissero esposti comunque petardi, quindi che stavano fuori al balcone, quindi c'era questa problematica di "è comunque importante". No, è un fatto d'obbligo, perché ovviamente gli animali hanno una percezione dei rumori che tantissime volte più dell'orecchio umano, e quindi non sono abituati, ci sono stati anche delle morti dovute agli animali che stavano fuori esposti, quindi io credo che sia obbligatorio, insomma, dare la possibilità degli animali, certo, quindi non è comunque importante, ma io credo che sia un obbligo per la tutela dell'animale. Poi passerei all'articolo, scusate che sto facendo molto velocemente, se no altrimenti non riesco a dirli tutti. L'articolo 10,4
Dopo le parole "i suddetti esercizi devono esporre un apposito cartello ben visibile", aggiungere "su cui è riportato riferimento alla documentazione presentata all'ufficio benessere degli animali, al fine di evitare possibilità di utilizzo di segnaletica non autorizzata", anche perché è già capitato purtroppo che venissero messe esposti questi cartelli non avendo le autorizzazioni necessarie invece per esporre questo tipo di cartellonistica. Quindi questo già avere un riferimento, che sia un ADD o qualcosa che comunque dia la possibilità di capire se quel segnale è reale oppure è stato messo così tanto per, un po' come avviene oggi anche per i passi carrabili, che cioè quelli che hanno l'ADD sottoscritta. Quindi io credo che sia fondamentale anche questo, che venga messo proprio per stabilire che quell'attività è autorizzata proprio a non fare entrare l'animale dentro per questioni magari igienico-sanitarie. Poi andiamo all'articolo 14, comma, allora aspetti, sì, comma 1, allora eccolo qua. E aggiungere dopo le parole "concorsi e sagre" le parole "spettacoli in generale, sia in strada che in luoghi chiusi", al fine di allargare il campo di azione del divieto. Cosa vuol dire? Che come finalizzazione degli spettacoli spesso e volentieri vengono messi gli animali per strada, e questo non crea disagio agli animali stessi. Quindi però, siccome era un po' restrittivo perché parlava di spettacoli, abbiamo aggiunto anche spettacoli in generale, sia in strada che in luoghi chiusi, perché comunque non è che questo non porta comunque disagio all'animale, quindi aggiungere anche questo era fondamentale. Arriviamo all'articolo 19, modificare il titolo in eutanasia di animali e percorsi di recupero comportamentale. Che cosa vuol dire? Vado a leggere anche gli altri due, così almeno poi faccio un sunto generale. Eliminare, quindi col 19,1, eliminare il testo "è altresì consentita per animali" fino alla fine del paragrafo. E che cosa diceva? Recitava così: è altresì consentita per animali la cui comprovata pericolosità sia attestata da diagnosi comportamentale da parte di una commissione medico veterinaria nella quale sia presente almeno un medico veterinario esperto in comportamento animale e da dichiarazione di animale non recuperabile. Allora, noi abbiamo voluto sopprimere questa parte perché abbiamo sempre pensato che comunque l'animale subisce poi il comportamento del proprietario, quindi del padrone dell'animale, e non ha una colpa reale. Poi tutti gli animali possono essere recuperati, perché bisogna andare a intervenire su un'eutanasia? Cioè, se io, che sono il proprietario di un animale, vado a creare dei comportamenti di stress verso l'animale stesso, l'animale non ha colpa, ha colpa il proprietario. Alcuni atteggiamenti avvengono da chi addestra i cani e non dall'animale stesso, perché l'animale agisce di conseguenza. Però ci sono dei modi per il recupero di questi animali, che non deve per forza trascendere sempre nell'eutanasia dell'animale stesso. Allora, infatti, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto poi successivamente un comma nuovo che recita così: per animali la cui comprovata pericolosità sia attestata da diagnosi comportamentale da parte di una commissione medico-veterinaria nella quale sia presente almeno un medico veterinario esperto in comportamento animale e da dichiarazione di animale non recuperabile, è fatto obbligo avviare un percorso di recupero comportamentale dell'animale in luogo della soppressione dello stesso. Questo per dare forza. Ulteriormente abbiamo messo anche successivamente, cioè proprio per dare, comunque fare in modo che l'animale
è possibile, con un addestramento adeguato, con un veterinario comportamentale, recuperarlo, perché è già avvenuto in altre situazioni. Quindi non vedo perché, se sbaglia un padrone, debba essere soppresso il cane. Quindi lo trovo veramente una cosa ingiusta, e come me anche i colleghi che hanno partecipato alla commissione, quindi credo che sia idoneo il recupero dell'animale e non l'abbattimento. Poi andrei all'articolo 21, comma 2, aggiungere un ulteriore comma che reciti: è data facoltà a Roma Capitale e ai municipi l'individuazione, con propria delibera di consiglio, di aree di propria competenza da destinarsi alla realizzazione di cimiteri animali e gestione pubblica e gestione diretta o in affidamento, secondo quanto previsto dalla norma vigente. Poi andrei all'ultima osservazione, che all'articolo 22 eliminare l'intero articolo, perché la fisiologia e la conseguenza dieta dell'animale, proprio parlava questa cosa che parlava degli scarti alimentari, proprio perché avevamo sottolineato il fatto che la dieta animale sicuramente non è la dieta alimentare di un umano. Quindi faccio un esempio: il cacao equivale all'arsenico per l'uomo, quindi di conseguenza io credo che sia fondamentale non dare, cioè si possono dare gli avanzi, ma di fatto delle mense e quant'altro, ma purtroppo bisogna anche valutare la dieta animale, quindi non si può dare qualsiasi cosa agli animali. Quindi noi credo che con questo abbiamo dato un quadro generale, e comunque siamo andati a completare quello che comunque secondo me è un grande passo avanti, non un piccolo passo. Se verranno anche accettate queste osservazioni, secondo me saranno una grande cosa, e confido che in questo avvenga. Concludo dicendo, non so se mi rimane un po' di tempo. Ok, aggiungo solo questa cosa: il discorso dei circhi ovviamente riguarda, come diceva anche il consigliere prima, una legge nazionale, che noi confidiamo e ci stiamo lavorando anche a livello nazionale, anche per questo noi, quando abbiamo fatto il piano delle aree, l'avevamo messo senza animali, ma poi l'abbiamo dovuto levare proprio per la normativa, e confido che secondo il nostro programma anche a livello di governo, che sia proprio su queste indicazioni venga portato a termine il prima possibile. Grazie. Altri interventi? No, allora passiamo, se non ci sono altre, passiamo alle dichiarazioni di voto. Sostituisco uno degli scrutatori, è uscito Gugliotta, quindi sostituisce il consigliere Toti. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo direttamente a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 16 voti favorevoli e un astenuto, quindi il Consiglio approva l'espressione di parere favorevole. Passiamo al punto successivo, è un'altra espressione di parere per la proposta numero 183 del 2018. Ah sì, avevo dimenticato prima di avverto anche la segreteria, così può mettere a verbale, che è stata risposta all'interrogazione scritta numero 49 del 2018 e già inviata la risposta all'interrogante. Allora, stavo dicendo, la proposta numero 183/2018, protocollo numero RC 34237 del 2018, regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione di orti, giardini urbani. Su questa chi illustra? Consigliera Di Chiara. Ecco, grazie. Allora, la costante crescita di interesse da parte della cittadinanza circa il tema degli orti urbani ha portato la Giunta Capitolina
ad effettuare una revisione sulla delibera di Assemblea Capitolina numero 38 del 2015. Con l'ausilio delle associazioni e anche degli addetti ai lavori, diciamo che il testo del regolamento è stato ampliato e notevolmente migliorato. Questo testo si pone degli obiettivi abbastanza importanti, come ad esempio la produzione di buone pratiche per il recupero degli spazi verdi, oppure diciamo la promozione di modalità di agricoltura che sono compatibili con l'ambiente. Infatti fa parte, diciamo, dell'accordo l'impiego di tecniche agricole biologiche che non contengono l'OGM. Ma veniamo appunto all'affidamento dell'area, che diciamo è il punto più saliente. All'assegnazione delle aree di proprietà municipali possono concorrere sia le associazioni che il gruppo, che dei gruppi costituiti, però non profit, che siano non profit. Insieme alla domanda per l'assegnazione va presentato un progetto, e questo progetto deve essere esclusivamente, diciamo, rivolto alla riqualificazione del luogo, diciamo con delle azioni che siano comunque mirate alla tutela dell'ambiente. Le aree vengono affidate comunque tramite l'istituto giuridico del comodato d'uso per una durata di 6 anni, e qualora se ne voglia rinnovo per altri 6, e ammesso un solo rinnovo ovviamente. Le associazioni tramite questo sistema prendono in consegna il terreno e lo suddividono in microlotti. Questi microlotti possono essere di al massimo di 60 metri quadri ciascuno, e chiaramente verranno affidati ai cittadini, che ovviamente ne faranno richiesta. È previsto per i singoli cittadini anche l'assegnazione di un piccolo lotto, che però non debba superare le dimensioni di 50 metri quadri, e viene comunque affidato direttamente a titolo gratuito. Diciamo che a fronte del consumo di ciò che l'affidatario produce a livello ortofrutticolo, gli si chiede in cambio semplicemente la manutenzione e la pulizia e la cura del bene, che chiaramente gli viene affidato per un tempo stabilito, come recita il regolamento. È interessante anche per esempio il coinvolgimento dei plessi scolastici, perché hanno la possibilità di istituire degli orti botanici. Diciamo che quindi in sostanza l'istituzione di questi orti urbani rappresentano senz'altro un'opportunità per salvaguardare e tutelare l'ambiente, del territorio comunale. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Allora, questo è un altro argomento che messo in fila rispetto al precedente ci fa capire come questa amministrazione cerca di compartimentare alcuni argomenti, nel senso che si affrontano dei settori dove mettere mano e cercare di fare chiarezza. Bene, quello di prima era riferito al discorso degli animali, ok? Adesso ci troviamo con il riferimento all'istituzione, no? E alla creazione di questi orti urbani. E il ragionamento è questo: è emerso dalla commissione, è emersa una certa, non, io gradirei che i due consiglieri capogruppo e vice, che almeno uno di due sentisse l'intervento, perché gli può interessare, grazie. E quindi è emersa una certa
diciamo, discrepanza fra quello che era la richiesta e quello che è stato, diciamo, poi messo come osservazione. E una, questa differenza è quella del tempo, del time. Quindi i 6 anni, no, mi sembra che è stato chiesto nel delibera di, no, cambiarlo a 3, dico bene? Che già mi sembra alto come tempo, però è già un'indicazione, in quanto non deve passare il concetto che chiunque su questo territorio può fare come gli pare. Dice, perché c'è questo rischio? Bene, siccome siamo stati abituati che questo municipio nelle precedenti consigliature c'è stato un po' questo andamento, c'è stata una serie di affidamenti dati così in modo benevolo, in modo simpatico, ci sono stati degli accordi, convenzioni fatte, come si dice, tanto per gradire, mentre questo non dovrebbe essere parte integrante di un'istituzione, no, trasparente, equilibrata, che non dovrebbe permettere questo tipo di atteggiamento. Infatti, siccome va, il municipio decide come, quando e perché, io non penso che possa essere utile fare un bando. Potrebbe anche essere, però, siccome parliamo di aree che ancora non si sa quali sono, perché ci sono le aree per fare le sponsorizzazioni, sono le aree per dare ai comitati di quartiere, ci sono le aree per fare gli orti, ci sono le aree per fare, io non lo so quante aree ci stanno, però prima o poi lo sapremo. Ma detto questo, quelle individuate per fare gli orti devono avere delle caratteristiche ben precise. Allora si è disquisito che serviva avere il permesso per mettere una capannina, una cosa, una casetta. Allora io sarei molto rigido su questo, nel senso, l'ho detto in commissione, quindi non è che sto dicendo una cosa che non ho fatto evidenza, e il collega vice capogruppo ne è testimone, che comunque sia i tempi vanno abbassati, quindi 3 anni per me sono ancora troppi. Perché? Perché non si deve dare quella sensazione che poi quello spazio diventa di proprietà, perché nel momento in cui l'amministrazione lo deve richiedere, deve avere la tranquillità di farlo. Ci siamo battuti nel regolamento del, che ancora deve uscire il bando per Villa Razzaroni, dice che c'entra, ci siamo battuti affinché quei 90 giorni potessero essere a disposizione del municipio, senza se e senza ma, e l'abbiamo fatto, l'abbiamo scritto bene. Allora è un concetto che deve passare, nel momento in cui l'amministrazione dà delle cose, ok, a disposizione, quindi il comodato d'uso gratuito, quindi il comodato d'uso è un atto preciso, diciamo così, cioè non ci sono dubbi nell'identificarlo. Quindi nel momento in cui uno lo dà, deve sapere che il giorno dopo glielo può togliere se serve. Certo, si dà un tempo perché probabilmente un lavoro viene effettuato, un lavoro si fa in 6 mesi, in 1 anno, non 6 anni più 6, 3 anni più 3, perché in 3 anni costruisci, hai fatto tutto in 3 anni, cioè porti a termine un progetto, un'idea. Quindi siccome tu lì devi utilizzare l'aria con un minimo di ricovero per gli attrezzi, quindi con una tettoietta, una cosa, insomma, che la metti lì recintato, non c'è bisogno di fare tante cose, e quindi lo fai per il gusto di farlo, lo puoi dare a delle persone in pensione, a chi ha voglia, vuoi fare gli orti didattici, lo fai, ti colleghi con le scuole, mi sembra anche fin troppo pretestuoso, mi sembra anche troppo questo tipo di delibera, ecco, questo voglio dire, non è che è sbagliata, mi sembra anche eccessiva, cioè si poteva affrontare questo argomento con molta più semplicità e con meno, diciamo, ansia da prestazione,
perché capisco che quando, e ce l'ho pure io in commissione, quindi capisco che per essere più precisi possibili poi a volte si rasenta, no? Si vuole rasentare la perfezione, a volte poi diventa troppo. Perché poi se qualcuno non è d'accordo in questo risultato, in questo modo, non è perché non condivide, come non si può condividere un'azione riferita al territorio. L'abbiamo fatto, noi dei Fratelli d'Italia l'abbiamo fatto, l'abbiamo votato, cose relative al territorio, ci mancherebbe altro. E se poi non condivide come si imposta, perché poi per esempio quando c'è sta la pulizia, i retake, no? Io capito a me spazio, cioè che c'entra? Cammino e trovo il sabato e la domenica lì che puliscono le strade, i giardini e le cose. E io mi devo sentire in difficoltà perché non lo faccio, ho allergia. Non mi metto a tagliare l'erba, no? Prima di tutto c'è sta chi lo deve fare. C'è una bella azienda che si chiama AMA, AMA, che deve fare tutto quello che deve fare. Ok? Poi, però, chi si dedica, benissimo, non, nulla questio, ma che io non lo voglio fare, non mi devo sentire in difficoltà, no? Oh, non mi devo sentire dalla parte sbagliata. Quindi, se uno con gli animali, eccetera, capito così, ami animali, ti porti a casa 5-6, benissimo, io non ce l'ho, ma non mi devo sentire dalla parte sbagliata. Gli orti urbani, ma perché non vai a zappare? Non vai a coltivare? No, non vado a coltivare perché la terra è bassa e ci vuole fatica. E non mi è, ma non mi devo sentire dalla parte sbagliata. Cioè, non mi devo sentire in colpa per questo. Devo essere, invece, come amministratore, propenso affinché queste cose a prescindere si possano fare, e questo è il merito della commissione, chiaro? Quindi non dico che il troppo stroppia, ma non perché è sbagliato, perché comunque siamo andati fin troppo oltre quello che serviva poter regolamentare. Abbiamo sentito delle persone capaci, abbiamo sentito delle associazioni che logicamente fanno il discorso loro, vorrebbero tutto e di più, però nel parco degli acquedotti ho un orto urbano fu smantellato proprio perché ci stavano casette, ci dormivano dentro, si affittavano i posti e hanno trovato pure uno che l'hanno ammazzato. Ok? Quindi questo è un ragionamento che è un po' delicato, va controllato. Io chiudo dicendo che, Presidente, ho detto una cosa che poi non so quale consigliere mi abbia comunque risposto così, dicendo però non possiamo pretendere il controllo di quello che diamo, cioè non lo diamo questa situazione, la daremo a un'associazione che deciderà all'interno chi ci va e quanti metri quadri ti dà. Bene, però qualcosa dobbiamo prevedere, che chi controlla questa associazione, se è precisa o se no, come dico sempre, articolo quinto, chi è più forte ha vinto, perché succede, ma cambio soldi, vabbè, concetto stesso. Capito? Perché se poi dopo c'è chi lo gestisce, si rischia un caporalato all'incontraria. L'ho detta in forma simpatica. Cioè nel senso che poi decide chi ce l'ha, no? Tu non entri, tu entri, tu non entri. È un po' scaduto. Scade e arriva proprio al Cecio dicendo appunto questo serve, un controllo. Non so come, perché se lo sapessi farei anche una richiesta o proporrei qualche cosa, sinceramente come Fratelli d'Italia siamo aperti a qualunque tipo di situazione, ma ci deve essere che l'amministrazione di riferimento possa avere un minimo di controllo di funzionamento. Grazie. Altri interventi? Candigliota. Grazie Presidente. Allora, anche in questo caso abbiamo fatto delle osservazioni per andare a chiarire eventuali magari situazioni che non erano proprio chiare anche alle associazioni, quindi ci siamo confrontati sempre con tutti i consiglieri sia di maggioranza che opposizione, e insieme anche alle associazioni abbiamo deciso di apportare queste diciamo migliorie insomma al testo. Le vado anche in questo caso a leggere. Partiamo dall'articolo 2, dove dice nelle definizioni si parla genericamente di coltivazione, mentre potrebbe essere utile diciamo differenziare cosa si intende per coltivazione in un orto, un giardino, quindi era necessario avere una chiarezza riguardo l'articolo 2.
Vado a dire l'articolo 4.1,5, aggiungere il termine energetico a seguito del termine idrico, anche perché devono avere comunque un'illuminazione adeguata, in quanto se mi viene concesso comunque un'aria è ovvio che, specialmente poi d'inverno, dove la luce non va via molto presto, insomma non ho la possibilità di coltivazione nelle ore anche pomeridiane, tardo pomeriggio, e senza considerare poi tutta una serie di situazioni che poi le utenze sono sempre a carico di chi prende l'aria, questo è ovvio. Andrei con l'articolo 4.3,4 da eliminare per inserirlo senza modifiche lessicali come nuovo punto 4.1.7, al fine di lasciare in capo al Dipartimento l'onere amministrativo e finanziario. Articolo 4.3,4 da eliminare, in quanto è anche quello successivo, il punto 4.2 da eliminare, tutte e due, perché la produzione delle analisi dei suoli e delle acque irrigue per individuare eventuali contaminazioni, questo sicuramente non spetta alle associazioni, comunque alla CGC, perché comunque è un compito che spesso e volentieri deve essere fatto comunque dalla pubblica amministrazione o comunque dall'ARPA, che è quella più indicata per fare gli studi del settore. Poi c'è il punto 7, articolo 7.1, cambiare la durata massima da 6 a 3 anni, perché comunque il rinnovo veniva fatto da 6 più 6, troviamo che sia molto diciamo lungo come tempo, infatti mi riferisco anche a quello che ha detto poc'anzi il consigliere, e successivamente all'articolo 7.1,1 modificare anche per il rinnovo per ulteriori 3 anni anziché 6, quindi invece, come abbiamo detto, invece che 6 più 6, 3 più 3, abbassare comunque le tempistiche proprio per non dare negli anni proprio concessioni e dare la possibilità, ma a lungo termine, quindi dare la possibilità anche ad altre che vogliono comunque avere degli spazi a disposizione per questi orti. Poi andiamo all'articolo 10.5,2 e 3, in entrambi i punti specificare la tipologia di normativa di riferimento, cioè è ovvio che noi quando siamo andati a vedere questo c'era la possibilità comunque che le strutture erano, cioè, debbano essere amovibili. Il problema è che è normale che ci sia una legge, una normativa che vieti il fatto di mettere strutture non amovibili. Il problema è che per avere più chiarezza abbiamo detto magari se è possibile magari inserirle come normativa, citare la normativa non sarebbe male, insomma, anche se poi dovrebbe essere diciamo implicita la cosa, anche perché se mi dicono non devo rubare è normale che non so che devo rubare, però forse è più giusto magari citare la normativa, e quindi questo è tutto, grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, come Movimento 5 Stelle siamo molto soddisfatti dell'arrivo di questo regolamento, per il quale stiamo effettivamente spingendo da 2 anni, anzi forse per noi è addirittura arrivato un po' tardi, ma siamo comunque contenti che sia arrivato. Sono infatti 2 anni che spingiamo per questo tema, in particolare quello che abbiamo diciamo consigliato ai nostri colleghi capitolini è di centralizzare sicuramente la posizione del municipio in questo ambito, in questo caso per quanto riguarda gli orti urbani, questo in tema decentramento che, come sapete, ormai per noi è un chiodo fisso, ne parliamo sempre e per quanto è possibile, in questo caso per ciò che riguarda gli orti urbani. Come Movimento 5 Stelle sia singolarmente sia, come dire, collettivamente abbiamo una forte matrice ambientalista, per questo motivo gli orti urbani sono per noi molto importanti, come era molto importante prima il regolamento sulla tutela animale. Siamo anche consci del fatto che come pubblica amministrazione, come istituzione,
dobbiamo poter garantire le pari condizioni a tutti i cittadini, anche nell'alternanza dell'uso di beni pubblici. Ecco il motivo per cui si è deciso in commissione, potevo dire tutte le forze politiche su questo sono state concordi, nel diminuire la durata da 6 a 3 anni di possesso, tra virgolette, ma più che altro di uso da parte delle associazioni, perché 6 più la conferma altri 6 anni si prefigurava una situazione di monopolio che, come sappiamo, è una condizione assolutamente non perseguibile per quanto ci riguarda. Questo perché abbiamo già esempi sul territorio municipale e non solo di beni pubblici che sono in possesso di componenti privati, quali associazioni, quali cooperative, per lungo tempo, con tacito assenso anche per la riconferma, eccetera. A volte non c'era neanche il tacito assenso, si prorogava, cioè, naturalmente. Questo è un aspetto che non è favorevole per il territorio, perché prefigura una condizione non chiaramente privatistica, ma idealmente privatistica. Questo è il motivo per cui noi siamo per l'assoluta alternanza dell'uso dei beni pubblici. C'è anche da dire che diamo le condizioni per coltivare gli orti, eccetera, quindi c'è un servizio che come pubblica amministrazione siamo contenti di dare. È anche vero che però chi prende in carico queste aree dà anch'essa una mano alla pubblica amministrazione, perché magari gli orti urbani fanno parte di aree verdi che sono degradate perché il comune non fa, sia per personale, sia per risorse, sia soprattutto per competenze. Qui torno sempre al decentramento amministrativo, che non si sa bene chi si occupa delle aree. Ci sono queste aree degradate, questa è una metodologia secondo me fondamentale, perché prende, come dire, due piccioni con una fava. Da un lato abbiamo le aree tutelate perché i cittadini, in quanto bene comune, se ne occupano, e noi come amministrazione abbiamo un bene tutelato. Al contempo si punta anche sulla formazione stessa, grazie a quelle aree, per i bambini, per le scuole, per le università, per i cittadini, per le associazioni stesse, che in questo modo possono contribuire al progresso, come dire, socioculturale di matrice ambientalista, che per noi è molto importante. Chiudo questo intervento dicendo che tra le osservazioni abbiamo inserito ovviamente di seguire la normativa nazionale, cosa in realtà scontata, ma non tanto se si pensa che l'abitudine normale era quella che diceva prima il consigliere Giuliano, per esempio, cioè di recintare le aree. Noi siamo contrari a recintare queste aree perché danno anche l'impressione, come visione paesaggistica, no? Anche di chiusura, cioè di settorializzazione e privatizzazione. Questo non può essere, perché i beni sono pubblici e sono di tutti, soprattutto apertura massima alle componenti di formazione del municipio. In particolare le scuole dovranno avere un ruolo primario nell'ingresso oltre che nell'uso di queste aree, ovviamente in accordo con le associazioni, che non saranno più di 6 anni in 6 anni ma di 3 anni in 3 anni. E questo ha lo scopo di garantire questa parità che, ripeto, è compito nostro come istituzione dare a tutti la stessa possibilità dell'uso dei beni pubblici e con un occhio certamente al futuro. Quanto accadrà lo controlleremo senza dubbio, perché, come si diceva in precedenza, il fatto del controllo anche di eventuali sanzioni è abbastanza importante. E su questo noi vigileremo moltissimo. Questo è senza dubbio un grosso passo in avanti. Gli orti urbani li aspettavamo, come dire, da 2-3 anni, cioè da quanto ci siamo insediati, era il nostro punto di programma. Per questo motivo siamo ben contenti e andiamo avanti su questa strada. Grazie a tutti. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Ah sì, consigliere Toti. L'affidamento, come abbiamo detto, di incomodato d'uso di aree verdi per orti e giardini urbani significa premiare un discorso di autogestione e sussidiarietà che io penso sia indispensabile, dato lo sfascio dell'ufficio giardini
di Roma Capitale che non riesce, se non c'è appunto un discorso di autogestione e di sussidiarietà, ad assicurare un discorso di decoro ai giardini della nostra città. Detto questo, troviamo comunque interessante questo regolamento, l'abbiamo anche detto in sede di commissione, anche se necessarie e indispensabili sono state le osservazioni condivise in sede di commissione anche dalla mia parte politica, perché ecco, migliorano sostanzialmente questo regolamento, anche se non riescono a dare un discorso assolutamente positivo a questo discorso. Perché? Perché rispetto a questo abbiamo notato delle carenze. C'è la proposta nelle osservazioni interessante, come ho detto, condivisa, è stato detto già da un consigliere di 5 Stelle, quello ad esempio della definizione generica di coltivazione, mentre è più utile, come abbiamo detto, differenziare cosa si intende per coltivazione di un orto o di un giardino. Anche l'approvvigionamento elettrico per attività di irrigazione fondamentale e importante, anche fondamentale e importante che gli oneri amministrativi praticamente per finanziare le analisi siano a carico di Roma Capitale. Questo l'abbiamo detto, è riportato nelle osservazioni doverosamente. Ed anche quello che diceva il vice capogruppo di 5 Stelle Roy quando ha parlato della riduzione da 6 a 3 e la conservazione un anno per i singoli, da 6 a 3 per le associazioni, proprio per vietare monopoli e per fare in modo che ci sia una condivisione in questo il discorso dell'autogestione e la sussidiarietà. Concordia pienamente quello della condivisione rispetto al territorio, ai cittadini del nostro territorio. Perciò, per un discorso io penso importante, fondamentale, proprio in una situazione di grossa carenza di questo servizio in sede cittadina. Però ecco, non ho detto che noi non siamo assolutamente soddisfatti, l'ha già detto il consigliere che condivide con me l'opposizione. Perché, ad esempio, una richiesta che viene dai comitati di quartiere e dall'associazionismo presente nel territorio, che è stato espresso in sede di commissione, non è stato recepito in sede di osservazioni. Quando all'articolo 5.1.5 si chiede la copertura assicurativa contro gli infortuni data chiaramente a carico di Roma Capitale. Questa è una richiesta per me condivisibilissima che non è stata recepita, come quella della richiesta di un agronomo, perché pensiamo che le spese per un agronomo sono molto importanti e tante associazioni avranno difficoltà a poter prendere un agronomo alle loro dipendenze, e perciò queste preoccupazioni forti che sono state espresse dai cittadini anche presenti oltre l'associazionismo e il comitato di quartiere non sono state recepite. Per questo, anche se come ho detto è interessante come proposta, l'espressione di voto sarà un'espressione di voto che non esprimerà la massima soddisfazione e sarà perciò una dichiarazione di voto di astensione. Dichiarazioni di voto? Ce ne sono? Giuliano? Sì, allora, semplicemente l'astensione l'avevo segnato dei punti, ma l'ha detto il collega che mi ha preceduto e quindi ha evidenziato delle
delle sfumature ovviamente che ci rendono che il lavoro in commissione è stato fatto, ma ovviamente poteva essere visto, non migliorato, ma visto sotto un'altra ottica, che è una cosa diversa da migliorare. Il ragionamento è stato fatto, però andava portato su un'altra direzione e quindi poter comunque completare alcuni posizionamenti. Però diciamo nell'insieme l'astensione anche di Fratelli d'Italia verte proprio sul lavoro effettuato. Il tempo, per quanto ci riguarda, il tempo secondo me poteva essere ulteriormente abbassato, quindi anche un 2 più 2 poteva andare bene, e a dimostrazione di un segnale che è sempre l'amministrazione quella che decide dove, quando e perché. Ora forse un anno più uno sarebbe stato un po' troppo rigido, però un 2 più 2 poteva essere comunque un segnale importante, come questa maggioranza lo ha fatto per esempio nella casa del quartiere, dove non ha dato a terzi, si è tenuta per sé la gestione, quindi ha tenuto come istituzione la gestione, e lo fa e affitta la struttura a iniziative, ai comitati, a quello che ne emerge. Quindi questo è un modo. Dove sta andando? La polizia. Ah, non è qui. Ma infatti che conto che entri. No, ma siamo ben lieti, cioè, consigliere, di poi cioè, indicare i giusti uffici. Sì. Molto aggressivo. Perché stiamo trattando un argomento pesante, gli orti urbani sono pesanti. Microfono. C'è una sorta di mafia degli orti urbani. Spento, ma che la voce si sente uguale, grazie Antonio, ma c'è una voce che va da sola. Allora, e quindi era importante secondo me, però questo non significa che è sbagliato mantenere questo tempo. Io come noi come consiglieri di Fratelli d'Italia avremmo preferito, non perché chissà per quale motivo, proprio perché siamo fautori dell'alternanza dei beni pubblici, siamo fautori del fatto che ci deve essere appunto che un bene comune non deve essere pochi, siamo ambientalisti anche noi, vi sembra strano, ma Fratelli d'Italia è quella costola della destra, del centro-destra italiano, dove c'è l'ambientalismo è quello più forte. Infatti noi volevamo prenderci la commissione ambiente, ma non ce l'avete data, e per evitare, come diceva il vicegruppo prima, per evitare delle proroghe, il silenzio assenso, no? Spesso e volentieri i meccanismi precedenti ci hanno abituato a questo, no? Tutti zitti, tutti buoni, e poi sul parco della Caffarella, a Tor Fiscale, ad altre parti, no? Continuano a starci sempre le stesse situazioni, anche probabilmente con giusto merito, con una giusta, come si dice, realtà, con giusti accordi, convenzioni, però io l'alternanza non la vedo, ok? Quindi ci asteniamo per questo motivo e l'abbiamo voluto spiegare bene affinché le famose associazioni che sono intervenute non possano pensare che siamo contrari oppure possano pensare che siamo distruttivi, debbono pensare che abbiamo contribuito e che comunque avremmo preferito un'immagine ancora un po' più precisa da parte dell'istituzione su questo argomento. È scaduto il tempo. Astensione, grazie. Prego, ci sono altre dichiarazioni? No? Allora votiamo direttamente. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
quello che è entrato prima che riguarda. Ma chi lo sa? Se rientra glielo chiediamo. 13 voti favorevoli e 4 astenuti, quindi viene approvata anche questa espressione di parere. E siamo al punto 3, che è la proposta di risoluzione avente ad oggetto adeguamento contratti di telefonia e attivazione indirizzi di posta elettronica per i centri sociali anziani dei municipi. Chi vuole relazionare? Consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. Allora, in breve, perché l'atto è abbastanza semplice. Si tratta di impegnare la Presidente a richiedere agli assessori competenti e alla Sindaca di intervenire per fare in modo che siano attivati degli indirizzi di posta elettronica istituzionali per i centri anziani e che i contratti di fonia, che attualmente prevedono soltanto un servizio appunto di fonia, siano anche dotati della parte di trasmissione dati, per cui della possibilità di connettere il centro anziani alla rete internet. Questo sia nell'ottica dei punti Roma Facile, che sono in via di attivazione, tra l'altro sembra proprio oggi arrivata notizia per quanto riguarda quello di Centroni nel nostro municipio, e quindi insomma oltre a questi punti Roma Facile anche il fatto che ormai l'alfabetizzazione alla rete internet e ai social è comunque un elemento che è sentito anche dalla popolazione più matura. E quindi ecco, l'atto va in questa direzione. Per quanto riguarda le mail, c'è da dire che fino adesso il nostro sistema di posta istituzionale non prevedeva caselle di posta assegnate ai centri sociali anziani e che spesso, anche tramite le associazioni che operano all'interno dei centri sociali anziani, i presidenti o comunque le persone più attive trovavano una soluzione sia attivando linee date tra virgolette non istituzionali, sia configurando degli indirizzi di posta elettronica con nomi che potevano variare a seconda della persona che faceva queste attivazioni, per cui poi dopo non c'era magari la continuità anche di eventuali comunicazioni istituzionali tra il municipio, che ha comunque dei compiti verso il centro sociale anziani, e viceversa. Per cui l'atto è abbastanza semplice, purtroppo è un atto che parte da un municipio quando magari sarebbe dovuto scaturire dall'attività della giunta capitolina o magari da un atto di consiglio capitolino. Ci stiamo muovendo in questa direzione non sempre, nel senso qualche volta agiamo con delle note magari di commissione e qualche volta con atti, per vedere qual è delle due strade che magari riesce a raggiungere l'obiettivo in maniera più efficace. Per cui ecco, questo insomma è il contenuto dell'atto, vi ringrazio. Interventi? Consigliere Toti? No, questa proposta chiaramente è una proposta che va bene. Bisogna attuarla. Noi aspettavamo il nuovo regolamento dei centri anziani, perché ricordiamoci che il vecchio regolamento riportava soltanto il pagamento del telefono e non internet e posta elettronica. Questa cosa non è stata mai interpretata in modo estensivo. Il regolamento appunto parla di pagamento della bolletta telefonica e già io penso si poteva intendere in modo più allargato, pensando anche che la bolletta poteva essere una bolletta comprensiva del servizio di internet. Questo non è stato. Io voglio ricordare al Presidente della Commissione Urbanistica e voglio ricordare anche al Presidente della Commissione Servizi Sociali che da più di un anno e mezzo, il telefono alla torretta non funziona. Il Presidente dei Servizi Sociali è stato poco tempo fa alla torretta, gliel'hanno detto, e voglio dire, noi mettiamo internet, Presidente della Commissione Urbanistica, noi mettiamo la posta elettronica, va bene, facciamolo, però ecco, pensiamo in primis ai telefoni che non funzionano, perché i telefoni sono fuori uso, tante altre cose nei centri anziani non funzionano, e comunque questa è votabile, perché non è che noi non la votiamo. Io la voto senz'altro,
perché è un servizio in più che diamo agli anziani del nostro territorio, che si trovano comunque tantissimi in grosse difficoltà a tutti i livelli, perciò dare un servizio funzionale ai centri sociali per anziani è per noi e per me importante, fondamentale, perciò ecco, ricordiamoci però che telefonia deve funzionare, i telefoni in primis, e poi aggiungiamo questo che è importante, questo è il discorso internet, il discorso della posta elettronica, e facciamolo il prima possibile. Interventi? Consigliere Principato? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, sui centri sociali anziani in effetti c'è una regolamentazione un po' datata. Sono 9 anni adesso che siamo nel 2019 che non è mai stato presentato dall'amministrazione precedente e attualmente nemmeno da questa un nuovo regolamento dei centri anziani. Non posso giustificare la lunga assenza dei governi precedenti e non voglio giustificare nemmeno la nostra. Voglio dire semplicemente che in questo momento è in fase di elaborazione un regolamento, perché il ritardo tra virgolette di questi due anni e mezzo. Allora, sul regolamento dei centri anziani c'è un problema che nasce con l'attuale regolamento, con il regolamento attualmente vigente, cioè una sorta di dualità tra il comitato di gestione del centro e l'associazione diciamo istituita per le attività complementari. Quindi si sta lavorando attraverso una collaborazione del segretariato e di tutti gli organi amministrativi dell'amministrazione comunale, anche quindi con un supporto tecnico e regolamentare e legislativo, che non ci ricordiamo che non dimentichiamo, scusate, che è di poco tempo fa anche la riforma del terzo settore che influisce anche sui centri sociali anziani. Quindi dicevo, si sta lavorando in un contesto in cui la normativa è in continuo aggiornamento, quindi c'è una necessità di riadattamento a livello comunale alla normativa vigente. Ritornando, questo per rispondere ad alcune sollecitazioni. Rispetto a quello che può essere il guasto telefonico all'interno di uno dei centri anziani del nostro municipio, responsabilità di questo municipio occuparsi, diciamo, con delega da parte del comune delle problematiche anche telefoniche di questo tipo di strutture, che ricordiamo sono centri sociali anziani, quindi sono strutture di proprietà comunale nella quale vengono esercitati offerti dei servizi per la cittadinanza, in particolare della terza età. Diciamo che sui centri sociali anziani si sta lavorando molto, sia a livello capitolino, un esempio fra tutti l'estensione della copertura assicurativa anche ai non iscritti al centro anziani, perché nella nostra idea politica di centro anziani c'è l'apertura al territorio e a tutte le generazioni. Non voglio dilungarmi troppo perché uscirei fuori tema, cerco di rientrare sull'atto e in particolare questo municipio, io per questo devo ringraziare il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica Rinaldi, il quale si è impegnato in prima persona per fare un lavoro che non si era mai fatto prima. Si è partiti attraverso un supporto dell'ufficio tecnico, lo abbiamo raccontato in qualche seduta precedente, ma abbiamo avuto modo di parlarne anche con i centri anziani e con i commissari della Commissione Politiche Sociali e Urbanistica, si è fatto un lavoro che non era mai stato fatto prima, cioè una mappatura di tutti i centri sociali anziani, quindi diciamo un lavoro certosino fatto dall'ufficio tecnico in pieno agosto, in cui attraverso dei sopralluoghi, diciamo, si è avuto finalmente una mappatura che prima non esisteva.
con la collaborazione anche del coordinatore dei centri anziani municipali, il signor Aureli, attualmente da poco diciamo rieletto nello stesso ruolo, e con la disponibilità di tutti i presidenti dei centri anziani, si è cercata di, sempre col supporto del, diciamo con un'azione diretta, non con supporto, con un'azione diretta da parte del presidente Rinaldi, di approfondire anche la tematica dei problemi di telefonia e di collegamento ad internet. Quindi ad oggi diciamo noi stiamo andando avanti cercando di risolvere quelle che sono le problematiche sulle quali possiamo intervenire direttamente o addirittura come lo stesso presidente ha fatto attraverso un supporto da parte del dipartimento che si occupa in particolare diciamo delle installazioni rispetto alla rete internet. Come diceva il presidente Rinaldi, è in corso l'adeguamento del CSA Centroni, sono in corso di svolgimento di corsi di formazione per l'istituzione di un nuovo punto Roma Semplice in un'area del territorio che è completamente dislocata rispetto al municipio, quindi esterna al raccordo ed è diciamo fisicamente la sede municipale, perché sempre di servizi municipali si parla, diciamo più lontana dal centro del nostro municipio, quindi dove c'è già una carenza di servizi, e per noi portare lì un punto Roma Facile può essere diciamo di aiuto anche per i cittadini, considerato che da poco ad esempio è possibile richiedere dei certificati, la maggior parte se non tutti i certificati anagrafici attraverso il sito municipale, però considerato anche l'analfabetismo digitale che è ricorrente nella nostra popolazione in generale, ma purtroppo anche nella fascia che riguarda la terza età, un supporto con delle persone formate che possono fornire un servizio di più agevole accesso ai servizi municipali e comunali per noi è auspicabile. Un'altra forte novità che viene richiesta all'interno di quest'atto, sempre parliamo di una risoluzione, quindi è una gestione di competenza da parte del comune, quindi del dipartimento e della parte politica comunale, è quella del secondo punto del dispositivo, cioè la richiesta di attivare degli indirizzi di posta elettronica istituzionali. È un servizio, come dicevamo, sociale, è un servizio pubblico, un servizio che viene erogato attraverso il municipio per delega del comune, quindi è corretto ed è giusto che ci sia diciamo un aggiornamento anche degli indirizzi mail disponibili. Per il resto diciamo noi siamo ovviamente favorevoli a questo tipo di proposta che rientra in quello che è il nostro programma, quindi cercare di valorizzare la persona anziana ma anche tutto il contesto che la circonda. In questo caso i centri sociali anziani è una problematica che va avanti da troppo tempo e speriamo che questa risoluzione attraverso la nostra giunta venga spinta, rappresentata con forza diciamo dalla nostra amministrazione, si arrivi finalmente ad una soluzione. Sul discorso del regolamento dei centri anziani avremo modo poi di ritornare sul tema all'interno della commissione che presiede. Grazie Presidente. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? No? E allora andiamo subito a votazione. Favorevoli? Contrari? Contrari qualcuno? Quella mano? Lo so, è refuso, sì. Astenuti? No. E quindi è votata all'unanimità e sono 16 voti favorevoli, viene approvata dal Consiglio e si risultano anche approvati i verbali numero 37, 38, 39 e 40 relativi alle sedute del Consiglio del 13, 15, 20 e 22 novembre 2018. Il Consiglio chiude qui e sono le 16:10.